Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale. C'è uno tsunami transnazionale, anche quello. Siamo all'ultima giornata in compagnia di Maurizio Bolognetti, che ci aggiorna sui misfatti che accadono sul territorio. No, aspetta, che adesso. Sui misfatti che accadono nel territorio italico, Basilicata e limitrofi. Ma diciamo qui una volta per tutti che quel pezzo di terreno è un pezzo che appartiene a tutti i cittadini del mondo, anche agli europei, e in questo senso c'è un senso anche transnazionale combattere per la difesa di quel territorio. L'ho fatta così? No, perfetto. Difendiamo una risorsa preziosa, difendiamo una risorsa importante che è l'acqua, e si è parlato anche di questo in questo congresso in Commissione Ambiente e Energia. Per esempio penso alla interessante relazione del professore americano, di cui adesso in questo momento, Riverson. Sì, qualcosa del genere, sì. William Riverson, che ci ha raccontato del nesso, del resto se a ben rifletterci non potrebbe essere altrimenti, tra bomba demografica e il rischio di impoverimento già in atto di quello che è vita, e cioè l'acqua, della risorsa acqua, dell'inquinamento in tutto il mondo, delle falde freatiche. Ci ha raccontato magari del fiume giallo che ormai per Rierson, che per tre quarti dell'anno ormai praticamente non è prosciugato, ma insomma, ecco, questo è un dramma, e lo ha collegato, come giusto che sia, a questo problema che è la bomba demografica e con tutte le sue diramazioni. Abbiamo scoperto che con l'acqua si fa politica e si fa anche oppressione, l'abbiamo scoperto intervistando degli ospiti stranieri del Tibet. E certo, perché il Tibet è una delle riserve idriche del mondo, dall'acqua del Tibet, lì no, mi sembra ci sono gli acciai perenni, e poi i vari... Parliamo anche di che si stanno ritirando, qualcuno dice perché c'è l'effetto serra, io sono uno di quelli che è convinto di questo, poi altri dicono diversamente, però insomma voglio dire, quello è un bacino idrico importantissimo. E qui controlla il Tibet, anche per questo probabilmente è importante controllarlo, e che disseta, pensiamo solo alla Cina, ma sono un bacino di utenza molto ampio, e c'è tutta una politica, abbiamo scoperto, di dighe, di deviazioni, che insomma è molto poco trasparente, come dovremmo dire oggi qua, con diciamo criteri europei, e che lì che è uno strumento di oppressione invece. Appunto, E invece qui in Italia abbiamo l'oppressione della indifferenza su certi temi che ci opprimono e distruggono il nostro territorio, nostro come cittadini, non solo come italiani. Gianni, è uscita fuori una proposta interessante che è stata reiterata anche in congresso da qualcuno, penso forse poco fa lo stesso Igor Boni, che è una proposta che ha avanzato Cappato, che credo che proprio facesse riferimento a qualcosa che è emerso a livello europeo, che è affascinante. Noi siamo quelli che hanno lavorato per creare il Tribunale Penale Internazionale, questo è un successo che possiamo rivendicare, ecco qualcosa che richiami questo, un tribunale penale per i crimini sull'ambiente, che sono crimini contro l'umanità. Certo, non sarà un genocidio, poi insomma voglio dire, quando tu distruggi una riserva idrica però è sicuramente un crimine contro l'umanità. E rispetto anche al fatto, però mi viene da sottolineare, che anche le leggi che abbiamo in Italia, e forse su questo siamo stati richiamati dall'Unione Europea, sul fronte dei reati ambientali sono un pochino deboli e io direi molto sbilanciate a favore degli inquinatori. Sì, e di le varie lobby, di coloro che poi peraltro possono pagarsi avvocati di un certo. Torniamo ovviamente, perché magari tutto si tiene, alla questione dell'amnistia, sotto la chiave di lettura dell'amnistia che già c'è, come stai dicendo. Per i crimini ambientali in questo caso. Ah, quelli sono amnistiati di sicuro, cioè io non esprimo un giudizio, sia chiaro, sicuramente è una mia opinione, ti faccio un esempio, mi è sembrato di leggere qualche settimana fa, e non facciamo né nomi né cognomi, però era una vicenda che coinvolgeva vigili del fuoco, multinazionali del petrolio, dopo 7 anni
quei reati ipotizzati che erano reati di corruzione è finita in prescrizione senza che nemmeno si avesse una sentenza di assoluzione o di condanna in primo grado, non si è arrivati nemmeno al primo grado praticamente. 7 anni è finita così e molto spesso finisce così l'amnistia clandestina di classe, magari per chi ha potenti mezzi da spendere. Non avvocati, ma collegi di avvocati. Certo, sì, perché questi poi hanno, ma veramente dei grossi collegi. Gli eserciti veri e propri. E io... No, pensavo all'avvocato del diavolo. Ma... All'avvocato? A un film. Ah! E una cosa ti volevo chiedere, spero che tu mi possa dare risposta, ma il diritto al rispetto del territorio è un diritto umano oggi? Beh, assolutamente sì, è un diritto umano anche nella misura in cui... No, io parlo dal punto di vista, cioè, della dichiarazione dei diritti umani. Dovrebbe essere. Quello intendo. Ma credo di sì, non ne sono sicuro, mi cogli impreparato in questo momento, mi hai messo in difficoltà. Tu sei... Non volevo metterti in difficoltà. Sei bravo a imbarazzare i tuoi ospiti. nel tuo salotto, no, ma scherzi a parte. No, dico che sicuramente, adesso non lo saprei, però sicuramente se non lo è dovrebbe esserlo, perché è del tutto evidente che su questa piccola navicella che ci porta in giro per la galassia, se distruggiamo l'ambiente, distruggiamo il nostro futuro e magari incidiamo sulla salute delle persone. Da questo punto di vista lo ribadiamo, la strage di legalità che ha poi per corollario si traduce in strage di popoli, quindi se casomai non c'è e non mi ricordo in questo momento, beh, bisognerebbe assolutamente stabilire questo principio, che comunque poi è codificato in conferenze internazionali. Penso di quello che è emerso all'inizio degli anni 90 nella conferenza di Rio, poi ricordiamoci anche del principio di precauzione di cui qualcuno se ne dimentica, sancito nel trattato di Maastricht, ripreso dalle direttive comunitarie, è ripreso dalla legislazione italiana. E ricordiamoci per esempio che nel nostro codice dell'ambiente ogni tanto ci sono delle cose interessanti, per esempio l'articolo 3 quater, che è dedicato al principio dello sviluppo sostenibile, in cui chiaramente si dice sviluppo sì, però attenzione a non compromettere il futuro delle generazioni a venire. E con questo pensiero viene applicato, mi sembra. No, no, infatti, con questo pensiero alla nostra galassia, in cui la Terra è una piccola parte, dal centro della galassia radicale, ringraziamo Maurizio Brugnini. Cosa però, se mi permetti, la dedichiamo... Approfittiamo dei microfoni e della telecamera di TV Rai, TV... Di, per il momento di TV, vabbè, punto interrogativo. Gianni Colacione, per dire che i pesci del Pertusillo non sono morti perché avevano aderito a una setta ufologica e quindi si sono suicidati in massa, almeno noi ne restiamo convinti. D'accordo, grazie ancora Maurizio. Grazie a te. Ciao. Resto qua.